La ricostruzione può accelerare il passo se vengono presentati progetti, solo così sarà possibile usufruire dei finanziamenti a disposizione, lo ribadisce Giovanni Legnini, commissario straordinario di governo per la ricostruzione nel centro Italia e nei comuni dell'isola di Ischia. Grazie alla conferma del superbonus al 110% per 4 anni ci sono le migliori condizioni possibili per ricostruire case sicure e sostenibili dal punto di vista ambientale, ha detto il commissario Legnini, ricordando le importanti opportunità che vengono offerte dal fondo complementare al PNRR. Cosa si sente di dire agli abruzzesi dei territori colpiti dai terremoti? Innanzitutto la nostra regione, come è noto, è investita da due processi di ricostruzione, quello del 2009, sono trascorsi più di 12 anni e quindi c'è ancora da fare, insomma, benché si stia procedendo in modo assolutamente positivo, è quella del 2016 che da poco tempo ha preso il largo, diciamo così, e quindi di avere fiducia, di presentare i progetti, di stimolare i propri professionisti e le imprese per fare in modo che si possa provvedere nel più breve tempo possibile. Ma poi c'è l'altra grande opportunità per la nostra regione e per le quattro regioni del centro Italia, quella legata al fondo complementare al PNRR. Noi abbiamo varato le due ricostruzioni insieme, coordinate tra di loro per questo progetto di sviluppo, abbiamo varato tutte le misure a fine di dicembre, abbiamo finanziato 840 progetti, circa un 40% riguardano il territorio della nostra regione, e vareremo nei prossimi mesi i bandi per le imprese. Ecco, questi territori finalmente potranno avere, sono i comuni della nostra regione, sono 57 più 23 del 2016, con 12 che hanno il doppio cratere, e quindi si potrà coniugare finalmente ricostruzione fisica degli edifici, delle infrastrutture, delle opere pubbliche con lo sviluppo. Questo è il nostro obiettivo.